Buon pomeriggio a tutti, è il 6 di luglio, sì, spero di sì, no, è il 5 di luglio, il 5 di luglio, sono le 14.30, in collegamento Facebook, quest'oggi da Milano, rientrato da Roma. Come sapete, questa settimana non ci sono stati sostanzialmente lavori parlamentari, quindi sono rientrato a casa questa mattina. So di potervi già dare appuntamento per domani, venerdì 6. Alle ore 14.30, quindi ci vedremo all'orario consueto. Io vi chiedo, come al solito, sempre di pigiare sulla freccetta dove leggete condividi, in modo tale da poter condividere la diretta e ovviamente il video che poi resterà sia sul mio sito ivanscalfarotto.it che sulla pagina Facebook che su YouTube. Detto questo, apro con una risposta che devo a Luca Bottura, che mi ha fatto l'onore immeritato di dedicarmi la sua rubrica quest'oggi su Repubblica. La cosa è successa perché ieri abbiamo avuto un lungo scambio di tweet, lui dice giustamente pochissimo interessanti e probabilmente è così, però mi fa piacere chiarire di che cosa si trattasse. In buona sostanza lui, Bottura, scrive su Repubblica che noi cosiddetti renziani diamo la colpa del fallimento a chi ci ha detto guarda che vai a sbattere, quindi la colpa non sarebbe nostra, ma la colpa sarebbe dei giornalisti che ci hanno criticati. Perché ci dicevano attenzione che andate a sbattere e adesso la colpa è di chi ha in un certo senso preconizzato il fallimento. Ora io non ho detto questo, Luca, vorrei chiarirlo precisamente. Io non nego che errori sono stati commessi, sicuramente c'è una responsabilità che mi prendo in pieno, però mi prendo in pieno anche la responsabilità delle cose ben fatte, che sono state numerose. I parametri del paese sono tutti migliorati negli anni di governo e questo è un dato di fatto. Poi, questo non è stato sufficiente? Benissimo, però non si può negare che i governi Renzi e Gentiloni abbiano fatto delle cose buone che hanno funzionato e questo lo si vede dai dati. Ieri si parlava di Boeri che diceva i dati non si fanno intimidire, non si fanno intimidire i dati di Tito Boeri, con tutta franchezza non si fanno intimidire neanche i dati dei governi Renzi e Gentiloni. Detto questo, io rilevo, e si può anche non essere d'accordo, che una parte della stampa, una larga parte della stampa, abbia parlato dei governi Renzi e Gentiloni con un accanimento e descrivendo una realtà, secondo me, parziale, nella quale si sottolineavano tutti gli aspetti negativi, che pure ci possono essere stati, e non si sottolineava nulla di positivo. Noi siamo stati sotto un fuoco di fila da parte degli organi, diciamo, dei mass media, che io sfido a negare che sia vero, che appunto che non sia stato così. A me è capitato spesso di fare televisione, non ne faccio tantissima, ma ne faccio un po', e i miei interlocutori erano sempre Scanzi, Travaglio, Belpietro, Sallusti, Feltri, Giannini, tutti personaggi che hanno sparato a zero sui governi Renzi e Gentiloni. Allora, ieri mi permettevo di dire a Luca Bottura: Luca, non è che dopo Renzi veniva Pericle, cioè non è che una volta ammazzato Renzi, come è stato secondo me fatto con una critica a un solo senso, a una sola strada, poi a Renzi si sarebbe e al Partito Democratico si sarebbe sostituito, come dire, la democrazia ateniese. No, noi sapevamo benissimo che l'alternativa a forze come il Partito Democratico erano i populisti e i fascisti. E quindi aver descritto una realtà a una via, così, diciamo, in modo così pervicace, in modo così negativo, ha aperto di fatto alle condizioni per cui forze antieuropeiste, ripeto, sovraniste, populiste e per tratti abbondanti fasciste hanno preso, prendessero il potere in Italia. Questo dico soltanto, cioè che la critica, io ho detto macchiettistica, perché appunto era una critica proprio a una sola direzione, la realtà non è mai a una sola direzione. Avrebbe comportato queste conseguenze. Ora, possiamo non essere d'accordo, ma io la penso così, e sinceramente questo volevo dire, lo dico senza astio, senza considerare Luca Bottura un nemico, è semplicemente la mia lettura della realtà.
A titolo esemplificativo, posso ricordare che quando Standard & Poor's, dopo 15 anni per la prima volta, ha promosso l'Italia, erano 15 anni che un'agenzia di rating non promuoveva l'Italia, io ero in missione in Malesia in quei giorni, lo ricordo bene. Il giorno dopo che Standard & Poor's ci promuove per la prima volta in 15 anni, Repubblica apre con un titolo a tutta pagina che diceva La grande frattura nel PD. Ora, poiché quando le agenzie di rating ci declassano si va a finire in prima pagina, mi chiedo se il giorno in cui per la prima volta in 15 anni Standard & Poor's ci promuoveva il nostro debito, se il titolo giusto era La grande frattura nel PD e attenzione, non sul Libero o non sul Fatto Quotidiano, su Repubblica. Ecco, Luca, io penso così, poi amici come prima. Seconda notizia, mentre sempre vi ricordo di condividere questo video e questa diretta, novità in tema di vaccini, i ministri Grillo, la ministra Grillo e il ministro Bussetti hanno sostanzialmente deciso che l'obbligo vaccinale potrà essere aggirato, diciamo le cose come stanno, nel senso che i bambini potranno andare a scuola grazie a una autocertificazione dei genitori. Ora, è vero che l'autocertificazione, se fatta in modo falso, rappresenta comunque un reato, è comunque un illecito. Vero è anche che come dire, chiedere di autocertificarsi magari a qualcuno che ai vaccini è contrario, diciamo, non è che ci faccia dormire sonni tranquillissimi. E devo dire, la cosa che a me stupisce è che tutta questa vicenda dei vaccini rappresenta bene un po' l'impazzimento generale nel quale ci troviamo, perché diciamo così, si è sparsa, come sapete, questa credenza che i vaccini facciano venire tutte le malattie del mondo. E quindi, davanti anche al dato scientifico, che tutti sappiamo che le vaccinazioni sono qualcosa che protegge dalle malattie, c'è una parte della popolazione che non solo non ci crede, pensa che sia un complotto a favore delle case farmaceutiche, ma arrischia la vita dei propri figli e di quella degli altri, perché è chiaro che se non c'è quello che si chiama effetto gregge, cioè se non c'è un livello di copertura vaccinale molto molto alta, soprattutto per quei bambini che non possono vaccinarsi per qualche ragione, non può non scattare l'immunità, oppure può scattare l'effetto appunto negativo della malattia. È una cosa talmente banale. Io poi tra l'altro lo trovo anche un po', se mi permettete la parola, se mi permettete l'aggettivo, lo trovo anche un po' blasfemo, perché esistono malattie gravi per le quali purtroppo la vaccinazione, il vaccino non c'è. E noi disperatamente lo aspettiamo. Io penso in particolare all'HIV, che ha ucciso centinaia di milioni di persone in Africa e in tutti gli altri continenti. E magari avessimo un vaccino. Allora, pensare che nelle malattie per le quali il vaccino c'è qualcuno che lo boicotta, mi fa, come dire, ribollire il sangue al pensiero di coloro che invece sono purtroppo morti o comunque conducono una vita insieme alla malattia. Per fortuna oggi i trattamenti medici sono molto migliorati e quindi anche la qualità della vita lo è, però il pensiero che appunto ci siano persone che si ammalano e non vorrebbero perché magari il vaccino non c'è, e invece su malattie che ormai sono debellate e che pensavamo non essere neanche più parte, diciamo, delle nostre vite, questo io lo trovo completamente fuori dalla grazia di Dio. Che sia una cosa da pazzi, lo si vede anche nelle reazioni che ha avuto, sapete, il pallavolista Zaitsev, che ha scritto, appunto, ha fatto un post sui social media per dire che aveva vaccinato la sua bambina ed è stato fatto oggetto della qualunque, minacce, tornatene a casa tua, ovviamente perché avendo un cognome straniero c'è anche l'odio nei confronti dello straniero che si aggiunge. Però questo dimostra proprio che siamo in una fase abbastanza di follia collettiva e io non mi stanco di dire che qua, davanti a questa follia collettiva l'unica arma che abbiamo è la saggezza di ciascuno di noi che non va tenuta chiusa in casa, cioè questo è il momento di parlare, come dicono gli inglesi, to speak up, no? Di dire le cose come stanno e di far fronte con il proprio buonsenso alla follia collettiva, perché poi io non credo che l'Italia sia impazzita tutta insieme, il 4 di marzo ci sia stato come dire, un colpo di sole. Io credo che ancora il paese sia fatto largamente di persone di sano buonsenso, persone, diciamo così, normali, che
che hanno opinioni medie, diciamo, diverse tra di loro, ma insomma, che non credono alle scie chimiche o che non pensano che l'allunaggio, l'arrivo sulla Luna sia una fake news come alcuni esponenti di governo, diciamo così. E allora forse in questo momento l'errore da non commettere è quello di non sentirsi minoranza e quindi di non sentirsi intimiditi da questa idiozia collettiva montante. Allora, forse è il caso di dire no, io non sono d'accordo e mi è piaciuto che Zaitsev abbia fatto diciamo, questo post per dire una cosa volendo banale, ho vaccinato mia figlia, le persone della mia generazione, voglio dire, ci siamo vaccinati tutti ed era una cosa del tutto normale, il fatto che uno lo debba mettere sul social media già spiega qualcosa, però io penso che questo sia il vero argine appunto alla follia che monta, sia appunto di dire le cose come stanno. E infatti voglio fare un plauso a Rolling Stone, la rivista, che apre appunto la sua copertina con una copertina arcobaleno dicendo noi non siamo con Salvini, firmata da una serie di intellettuali, di persone. Molte delle quali, secondo me, molto critiche con i governi precedenti, se fanno parte del ritorniamo alla vicenda Bottura, però bene, insomma, che si stiano esponendo. Io penso che dobbiamo esporci tutti. Quindi, se siete all'ufficio postale, se siete sul lavoro, se siete dal parrucchiere con le amiche o se siete con la vostra vecchia zia e qualcuno dice una cosa che non sta né in cielo né in terra, bisogna ribattere. Ecco, questo è quello che io consiglio. Qualche notizia sull'Europa, molto brevemente, vi ricordo sempre di condividere, grazie. Bellissime le parole di Sergio Mattarella, del Presidente della Repubblica a Tallinn, che ha detto che l'Europa è fatta soprattutto di Schengen e di Erasmus. Io ho, come dire, brindato a queste parole, le condivido pienamente. Io credo che quella sia l'Europa vera, al di là appunto delle burocrazie, dei numeri, dei budget. L'Europa si è fatta con la libertà della circolazione delle persone e con l'esperienza di vita. Oggi, dopo tanti anni insieme, dopo decenni di Unione Europea, gli europei, al di là delle prese di posizione, conoscono l'Europa come casa propria. Siamo abituati ad andare da Roma a Parigi, da Milano a Madrid, avendo gli stessi soldi in tasca, non tirando fuori i documenti. La generazione Erasmus è stata fatta da tantissimi giovani che poi si sono magari sposati, hanno fatto bambini e oggi sono tantissime le famiglie che hanno culture e nazionalità diverse che si sono mescolate. E questa, secondo me, è la vera ricchezza dell'Europa, che poi in fondo è stata la ragione della pace, perché tu, nel momento in cui ti senti a casa dappertutto, non spari al tuo vicino. Questa è la verità. A me quello che preoccupa del sovranismo è che i rapporti di buon vicinato sono sfidanti, cioè non sempre i rapporti con i vicini sono buoni. E quando il vicino è diverso da te, se c'è un problema, quel problema lo si risolve, si corre il rischio di risolverlo in modo sbagliato, utilizzando la forza o la violenza, mentre invece se si sta insieme, se si abbattono le barriere e se 70 anni di pace lo provano, vuol dire che questo crea comunanza, crea identità, crea familiarità. E quindi Erasmus e Schengen sono veramente il pilastro dell'Europa. Bene che il Presidente della Repubblica lo abbia detto, bene che abbia detto che non esiste, che l'emergenza migranti di fatto non esiste, perché i numeri parlano chiaro: 85% di sbarchi in meno sotto la gestione Minniti, e quindi che chi gioca sull'emergenza gioca col fuoco. Molto bene questo. Soprattutto perché in Europa le cose si stanno mettendo in modo complicato. Io ricordo il caso della Presidente della Corte Suprema polacca, che mi sono scritto perché il polacco è difficile, Malgorzata Gersdorf. Questa è la Presidente della Corte Suprema che è stata rimossa dal governo. Il governo polacco ha sostanzialmente fatto una legge che sottopone l'autorità giudiziaria al potere dell'esecutivo, e ha rimosso tutta una serie di giudici mandandoli in pensione anticipatamente. L'Unione Europea ha minacciato, sta minacciando sanzioni contro la Polonia, ma purtroppo temo che lì ci voglia l'unanimità e quindi arriverà l'amico di Salvini, Orbán, probabilmente a salvare la Polonia da questo. Però certo, il principio della separazione dei poteri è uno dei cardini delle democrazie liberali.
va protetto. E dobbiamo sapere che c'è una minaccia, che c'è un progetto molto chiaro di superare la democrazia liberale. Orbán lo dice sempre, lui parla di democrazia illiberale, ma la democrazia illiberale è una contraddizione in termini, non esiste, non è democrazia. E per entrare in Europa bisogna avere il rispetto dello Stato di diritto, della separazione dei poteri, bisogna essere stati democratici. Ed è inconcepibile, ed è bene che l'Europa si muova, che quei requisiti che sono richiesti all'entrata nell'Unione Europea poi non siano richiesti anche durante la partecipazione all'Unione Europea. È una cosa grave e bisogna che lo si sappia. Quindi le parole del Presidente della Repubblica io penso siano state particolarmente importanti e particolarmente significative. Ultima cosa, sabato ci sarà l'assemblea del Partito Democratico. Si prevede l'elezione di Maurizio Martina a segretario e l'indizione di un congresso. Ieri abbiamo avuto una riunione tra cosiddetti renziani, una cosa che non si faceva da moltissimo tempo. Quello che io ho detto è che secondo me è importante che nella vita del partito, nel congresso, la rappresentazione delle nostre idee, cioè di chi ha delle idee riformiste, chi ha delle idee, che sono legate non al ritorno indietro, non alla coperta di Linus, ma che sono le persone che guardano in faccia alle sfide del futuro anche con ottimismo e con il desiderio di trovare delle soluzioni che non siano, come dire, arretrate, ma che rispondano allo spirito del tempo. Io penso che quella posizione culturale, al di là della persona di Matteo Renzi e quindi del legame che si ha rispetto al nostro ex segretario, ma c'è una questione proprio di politica, di filone politico-culturale che io penso debba essere rappresentato nel dibattito pubblico italiano. E quindi, secondo me, va molto bene che ci sia un congresso, e io credo che si debba fare anche abbastanza presto, che si debba fare, diciamo così, prima delle elezioni europee, perché queste elezioni europee, proprio per le cose che dicevo prima, perché molti movimenti populisti, sovranisti, antieuropeisti stanno diventando sempre più forti, saranno probabilmente le elezioni europee più importanti degli ultimi, da sempre forse, ecco, come diceva ieri in riunione anche Sandro Gozi. Quindi queste posizioni io penso che debbano essere rappresentate, penso che il partito debba uscire da questa sorta di palude. Al più presto possibile. Quindi il congresso va fatto entro le elezioni europee perché alle elezioni europee bisogna avere una proposta forte, importante, capire anche quale sarà il nostro ruolo in Europa, quali sono le forze con le quali vogliamo collaborare e come facciamo ad evitare che il Parlamento europeo diventi preda di questi movimenti e partiti, appunto, che all'Europa guardano con diffidenza per dire, diciamo, per dirla con una parola leggera. Io mi fermerei qui. Vi chiedo come al solito di condividere, vi do appuntamento domani pomeriggio alle 14:30, sempre da Milano e a presto. Ciao!